Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere come mettere i cerchi di Bennis in solo su qualsiasi auto. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, di passare per i canali del Team Glitch che troverete sotto nelle descrizioni, di iscrivervi ai canali Telegram dove potrete trovare supporto per fare glitch o semplicemente scambiarvi i Bogdan. Requisiti per fare questo glitch, ragazzi, dovrete avere il rientro dentro al bunker, quindi come vedete io già sono qui nel mio bunker. Dovrete avere anche le attività, quelle in blu in mappa. Se non sapete come fare, andate su menu interazione, andate su nascondi opzioni, andate su attività e mettete su tutte le attività personalizza, ragazzi, e vi usciranno fuori. Ora usciamo fuori dal bunker. E una volta fuori teletrasportiamoci o andiamo, diciamo, con un veicolo all'Arena War. L'Arena War è l'altro requisito che dovrete avere, quindi dovrete avere, scusate la ripetizione, l'Arena War con all'interno l'auto dove vorrete far trasferire successivamente i cerchi e un'auto come la Retro Custom, per farvi un esempio, che ha i cerchi di Bennis, quelli magari che c'hanno il bordo bianco o i cerchi dorati e via dicendo. Una volta che saremo all'interno dell'arena, ragazzi, andiamo a prendere l'auto dove vogliamo far appunto trasferire i cerchi della Retro Custom che vedete qui di fronte. Ora vi li faccio vedere. Per intenderci, questi qui, come vedete, hanno la spalla bianca. Ora saliamo quindi sulla nostra Sclagen, o come cazzo si chiama. Facciamo freccia destra e entriamo dentro all'officina. Una volta nell'officina, ragazzi, tasto cerchio e fate esci dal veicolo. Ora risaliamo a bordo e quello che dovrete fare è tasto option, aprire la mappa e andare ad avviare questa attività che sarà quella che avrete scaricato qui sotto nella descrizione. Una volta che avrete fatto quadrato, vi uscirà questa schermata, ragazzi. Ora cominciate a premere velocemente freccia verso sinistra e poi subito X, continuando a premere freccia sinistra o A per chi usa Xbox One. E come vedrete andrete a finire sulle nuvole. Ci sarà magari un caricamento un po' più lungo, un po' più veloce, ma l'importante è che vi esca questa scritta: download attività fallito. E a quel punto vuol dire che sta riuscendo il glitch. Confermiamolo e torneremo dentro alla nostra arena. La macchina, come vedrete, sarà parcheggiata all'interno dell'officina, quindi noi ora usciamo e andiamo a prendere l'auto che ha i cerchi di Bennis. Quindi saliamo in auto, facciamo freccia destra, ragazzi, e ora vedrete che appunto andremo a finire dentro l'officina, ma ci sarà un'animazione un po' strana. Infatti ci sarà la nostra auto che abbiamo preso prima, la Sclagen, con la Retro Custom, e ora si buggerà tutto in questo modo più o meno. Ora fate i stessi passaggi di prima, fate cerchio e fate esci dal veicolo, ragazzi. È veramente molto semplice, quindi facciamo cerchio, esci dal veicolo. A questo punto risaliamo sulla nostra auto dove vogliamo trasferire i cerchi. Ora, come vedete, ragazzi, io ce l'ho bianca, ma prenderà anche, diciamo, quasi il colore della Retro Custom. Quindi, una volta a bordo, nuovamente tasto option e andiamo ad aprire nuovamente la mappa e andiamo a riavviare appunto la gara che vi ho fatto vedere prima. Quindi, questa qui. Facciamo inizio attività, cominciate a premere velocemente freccia sinistra. E contemporaneamente spingete anche X o A per chi usa Xbox One. Quindi andrete a finire nuovamente sulle nuvole. Vi uscirà questo messaggio di errore. Se vi esce, ragazzi, il glitch è riuscito. Ora confermiamolo e una volta che saremo dentro alla nostra arena, vedrete che avremo trasferito i cerchi sulla nostra auto. Ha preso, come vi ho detto, anche più o meno il colore, diciamo, della Retro Custom. Comunque non è un fake, ragazzi, ve lo assicuro. Questa è la macchina. Ora quello che dovrete fare per salvarla è salite a bordo e fate freccia destra per andare a cambiare una componente. Io ho visto che cambiavano i fari, quindi sono andato a cambiare i fari. Non so se funziona, se cambierete la targa. Quindi io ve lo riporto paro paro come l'ho visto.
quindi come vi ho detto andiamo a cambiare le luci dei fari, mettetene una qualunque ragazzi, non fa differenza, e una volta che l'avrete cambiata uscite su strada con la macchina e rientrate dentro all'arena, e così sarete sicuri che la macchina è salvata. Bene ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, come sempre lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale, passate per i canali del Team Glitch sotto in descrizione, noi ci vediamo alla prossima, bella per tutti!